Buongiorno, siamo con il dottor Carlo Cipolla. Dottore, è sempre un piacere essere con lei. Anche per me. Il dottore è responsabile della divisione di cardiologia all'Istituto Europeo di Oncologia a Milano. Dottore, le chiediamo una storia, perché ogni tanto ci piace anche ascoltare, al di là di diagnosi e terapia, una storia che le sia rimasta impressa. Certo, è una storia che mi ha toccato profondamente e poi capirà anche il perché non medico di questa cosa. Un'avventura capitata quando ancora lavoravo in unità coronariche e terapia intensiva al centro cardiologico. Ero di guardia una notte, alle 2 arriva una signora molto ben messa del centro di Milano, molto della Milano Su. Arriva con un infarto destro, della parete destra del cuore, che molto spesso dà delle complicazioni aritmiche o ritmiche, nel senso che il cuore rallenta moltissimo. In effetti lei ci arriva con un infarto e una frequenza cardiaca variabile dai 15 ai 20 battiti, quindi totalmente incosciente. La buttiamo subito in sala operatoria, che era di fianco al reparto di terapia intensiva, le mettiamo rapidamente un pacemaker che fa andare il cuore a 70, voglio dire, in quel caso, e quindi lei dopo circa un'ora di stato di completa incoscienza si sveglia e tutto sommato supera sia l'intervento di pacemaker che l'infarto in maniera brillante. Finito l'intervento alle 3, mettiamo, con questa signora, entro in corsia e arriva un'altra donna totalmente diversa, di Pontelambro, che è un po' il Bronx, con tutto rispetto, della Milano, diciamo est, madre di due galeotti, quindi di estrazione sociale, culturale, voglio dire, due donne più All'antipodi proprio, lontane, difficile trovarle, la prima, credente, la seconda totalmente, laica. Questa seconda paziente ha un arresto cardiaco e la rianimiamo per una ventina di minuti, riesce a venirne fuori e anche lei si fa successivamente una buona degenza e quindi questa storia di entrambe iniziate quella notte finisce anche con una dimissione simmetrica, metta intorno alla ventesima giornata, allora gli infarti si Sì, è tenevano vero. 20 giorni in ospedale e rimangono attaccate a me, ovviamente, e quindi io ciclicamente le vedo dopo 3 mesi, le vedo dopo 6 mesi, le vedo dopo 9 mesi, le vedo dopo un anno. Loro venivano sempre insieme perché per scadenza avevano gli stessi appuntamenti. Non si sono mai parlate proprio per questo Beh, fatto di certo, essere di così diversità. diverse. Arriviamo all'anno e mezzo, scendo in ambulatorio e le vedo di solito allegre, di solito mi correvano incontro, mi baciavano, eccetera, le vedo totalmente invece prostrate. Inizio a visitare la prima e mi dice, mettendo proprio la testa sul tavolo, sulla scrivania, mi dice: dottore, dottore, cosa mi ha fatto? Cosa mi ha fatto? Signora, non capisco. Mi fa: stavo così bene, stavo così bene. E le chiedo di raccontarmi il perché, voglio dire, di Cos'era questa, successo? di questo cambiamento di tipo umorale. Mi dice: guardi, io non gliel'ho mai detto prima, però ho avuto un'esperienza molto particolare. Durante l'intervento io sono uscita evidentemente dal mio corpo, vedevo da un angolo alto della sala operatoria, mi vedevo il mio corpo che era laggiù, voi che vi davate da fare per l'intervento. A un certo punto sono stata risucchiata in un tunnel di luce, con la sensazione così di grande pace. Alla fine di questo tunnel di luce ho potuto rincontrare i miei cari, il
che mi ha dato un'ulteriore sensazione gradevole, e in questa luce indescrivibile per intensità e bellezza mi sono trovata a vivere una condizione di totale pace e serenità. Improvvisamente sono stata risucchiata indietro e sono stata riportata e mi sono svegliata. E questo è un classico caso, sì, ne avete sentiti migliaia, ne hanno scritto Modisa, Bom, di queste cose che vengono denominate la vita oltre la vita. Mi entra la seconda paziente e mi dice: dottore, dottore, cosa mi ha fatto? Stavo così bene. E mi racconta anche lei che ha visto la sua rianimazione, che è stata un po' più cruenta, ha visto cose che non poteva vedere dalla posizione nella quale lei era, ha distinto esattamente chi lavorava su di lei, che ero io, con la mascherina, perché era appena uscito dalla sala operatoria, certo, ancora vero, sulla mascherina, allora mia moglie, che era la caposala, era una delle infermiere, e sostanzialmente mi racconta la stessa storia: ho visto il mio corpo dall'esterno, le vostre manovre, ho visto anche degli apparecchi che non avrebbe potuto vedere da dov'era. E poi, certo, con un lessico molto meno evoluto della signora precedente, mi ha raccontato che è entrato in questo tunnel di luce, che ha visto i suoi cari persi, che ha visto una luce che sembrava richiamarla, che era particolarmente intensa e forte, poi anche lei improvvisamente richiamata dentro il suo corpo e ha ripreso conoscenza. La cosa stupefacente è che le donne non si sono mai parlate, erano totalmente diverse, certo. Una era credente, l'altra era laica, ma tutte e due raccontavano la stessa storia in relazione a questo tipo di evento, che è un evento che conta ormai migliaia e migliaia di casi presenti in tutto il mondo, in tutte le religioni, in tutti gli strati sociali, veramente è un fenomeno trasversale sulla quale la neurologia in particolare si sta, gli scienziati si stanno interrogando di che natura sia. Sì. Io faccio il cardiologo rianimatore e non esiste figura medica più ottusamente pragmatica. Non faccio lo psicologo, non faccio il filosofo e sono per giunta ateo, e quindi non ho nessuna predisposizione a credere con facilità. Però certamente la cosa mi ha parecchio cambiato dal punto di vista anche dei comportamenti durante questi eventi, perché sono eventi che generalmente le persone non raccontano per vergogna, sono certamente molto più frequenti di quanto non si creda, e che ovviamente lasciano, io dico, pensare, e altri probabilmente dicono sperare, e questo per Natale è sicuramente una cosa importante. È anche molto bello che abbiano comunque avuto poi la voglia di condividerla con lei questa esperienza, perché comunque per qualche mese non l'avevano probabilmente raccontato a nessuno. Loro non l'hanno raccontata a nessuno, infatti, fino a quando non l'hanno raccontata a me, perché si rendevano conto, una perché era un po' ignorantotta, l'altra perché invece era voluta, che raccontare una storia di questo genere voleva dire farsi passare per matti, perché 25 anni fa non erano così tanti i casi descritti, voglio dire, la prima letteratura in effetti nasce negli anni 80, perché gli autori stessi avevano timore di raccontare questa cosa che sembrava una propaganda più di tipo religioso. Poi i casi sono stati talmente tanti e dappertutto che in particolare cardiologi, rianimatori, anestesisti, che ripeto non sono, sono per estrazione
culturale e professionale estremamente pragmatici hanno scritto i libri di questi casi. Certo. E poi anche questo fatto che comunque queste due signore in qualche maniera abbiano avuto anche bisogno di un percorso per riabituarsi a una realtà, a una quotidianità che fino ad allora era l'unica che conoscevano e quindi hanno avuto difficoltà forse in questo senso. Quando poi perché sono sopravvissute a lungo e quindi io ho continuato a vederle e curioso come sono, ho cercato di capire quale fosse l'evoluzione successiva a questo tipo di esperienza e devo dire che questo tipo di esperienza è un tipo di esperienza che aiuta moltissimo, cioè che ovviamente cambia di fondo. Totalmente, sì. Quindi questo sia nell'ateo che nel credente per motivi diversi, ma certamente è qualcosa di davvero interessante, sul quale purtroppo c'è un po' di, da parte della, chiamiamola scienza ufficiale, se dovessi fare un paragone con un altro argomento che non c'entra niente, come con gli UFO, c'è una tendenza a parlarne poco, studiarne poco e condirla via con sono meccanismi automatici di tipo cerebrale, ma però questo non spiega, voglio dire, le similitudini, perché le fasi sono 9 se non ricordo male, perché c'è la fase di estrospezione, poi c'è la fase di entrata nel tunnel di luce, l'incontro con i propri cari, la visione di questa luce particolare, c'è e poi il rientro con la sensazione di angoscia, sono tutti proprio, sembrano passaggi, delle tappe, dei passaggi molto molto ripetitivi, molto simili l'uno all'altro nelle diverse culture, ripeto, in persone di strato sociale totalmente diverso, con culture diverse, in cui le rende ancora più credibili, voglio dire, dal punto di vista, perché che un cristiano, voglio dire, possa avere questo tipo di proiezione e immagine è un conto, che ce l'abbia un buddista piuttosto che È ben diverso, è totalmente diverso. Infatti. E quindi con questa avventura, che è certamente un'avventura che avrà cambiato lieto, un po' anche lei. A lieto fine, sì, certo, cambia. Tutte le rianimazioni cambiano, voglio dire, immagino. Perché sono delle vere battaglie, e anche quelle andate male, perché il nostro è ovviamente un lavoro che non si può vivere in maniera superficiale, quindi... Tant'è vero che nella nostra vita, io per primo, ciclicamente abbiamo dei burnout perché l'intensità di questo tipo di lavoro a un certo punto ti sbuccia il cervello, quindi necessariamente è il motivo per cui anche io ho cambiato mestiere. Da 20 anni festeggio 20 anni qua all'Istituto Europeo di Oncologia l'anno prossimo. Volevo cambiare dopo 10-12 anni di terapia intensiva e, come dicevo a voi stessi la volta scorsa, mi sono scelto una cardiologia in mezzo ai malati di tumore per continuare. Ciascuno di noi deve riempire un proprio vuoto e fare delle cose che ti danno un peso specifico, emotivo e professionale forte. Niente di più lo può essere come andare proprio al cuore delle persone in ogni senso. In quello sì, perché sai che se sbagli, che se perdi tempo, tu hai veramente in mano la pelle della gente. Io ricordo anche noi italiani, insieme ai giapponesi, siamo gli unici che hanno fatto il trasporto sanitario, allora lavoravo in Europa Assistance, trasporto sanitario di 2 donne erano, col cuore fermo, da Palermo tutte e 2 le volte, a Torino tutte e 2 le volte, con un aereo sanitario e il cuore che era fermo e la circolazione che veniva comandata da un contropulsatore, che è una macchina che ha dentro una specie di salsicciotto che si gonfia e si sgonfia, e lì veramente è proprio il classico esempio che se sbagli la rotellina o
però insomma di questo è il nostro mestiere e non è l'unico, non è l'unico eroico, mi piace crederlo, certo. Come poliziotto, vero, ce ne pompiere, sono tanti, sì. Infermiere, che non è, gli che unici non... mestieri che avrei potuto fare sono questi quattro. Ma insomma, dedicarsi in questo senso proprio all'umanità nel modo ma più non completo. È un merito, non è un merito, nasce come una necessità tua, sì. Interna evidentemente, quindi non puoi fare a meno di cimentarti con problemi di salute che sono di un certo livello, certo. Di una certa intensità emotiva, di una certa gravità. Meno male che ci sono medici come lei con cui i pazienti si possono rapportare a livello umano, perché credo che sia fondamentale. Sì, questo è una cosa che anche qua in questo istituto, sì. Noi vediamo che quasi i pazienti si confessano certo. Di più e parlano di più e chiedono di più a noi cardiologi, che in fondo siamo internisti, che non agli oncologi stessi, dei quali sanno che ogni parola può significare sì. Una sorta di condanna, e quindi cercano sì. Di sapere di a retro, voglio sì. dire, la sì, sì, sì. Verità clinica per iniziare a imparare a gestirla, insomma, sì. Che è la cosa più difficile. Sì, perché anche lì poi c'è tutto un percorso che si fa, e se si fa insieme al medico è sicuramente quell'alleanza terapeutica di cui si parla. Guardi, noi vediamo dei pazienti che sono messi malissimo, sì. Per fortuna sempre meno, ai quali se però tu stai accanto, diciamo, emotivamente, e tu riesci a dargli una strategia di sì. Cura nella sì. Quale loro sì, credano, sì. Qualsiasi essa sia, loro cooperano sì. Al 120% e generalmente sono anche in grado di allungare parecchio sì. La loro sopravvivenza e migliorare parecchio la loro qualità di vita. Cioè, quindi la cosa fondamentale è cercare di capire ogni paziente, dargli una strategia vera, credibile, sì. Di non mollare mai, fino a quando non è giusto sì, mollare certo. O è impossibile sì. Non mollare, e giocarsi in prima persona facendo capire al paziente che tu ti senti responsabile della tua pelle, sì, che sì, la cosa sì. Che io le dico sempre ad ogni intervista è secondo me la chiave del rapporto medico-paziente. Sì, perché non ci si sente soli, che credo che sia una tra le cose peggiori nella malattia. Assolutamente. E poi lo credo un dovere da parte del medico, perché sennò sta a casa.